Amici di TecnoAndroid, sono Francesco e da poche ore è stato svelato il nuovo Poco X4 Pro, quindi finalmente possiamo andarlo a spacchettare insieme in questo video unboxing, ma prima, come sempre, la nostra sigla. Ed eccolo qua, il nuovo Poco X4 Pro. Dopo averlo spacchettato, possiamo finalmente toccarlo con mano e possiamo andare ad analizzarlo. Partiamo come sempre dal design. Se vi ricorda qualcosa, beh, il Poco X4 Pro è il fratello gemello, o quasi, del Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. Design squadrato, sembra un piccolo mattoncino e zona bumper fotocamere molto accentuato con scritta Poco, che devo dire mi piace molto. Troviamo tre fotocamere da 108 megapixel supportate dall'intelligenza artificiale. Vedremo poi come si comporta nella realtà. Flash LED, mentre molto bello il gioco di colori che si ha nella scocca, scocca in plastica, noi lo abbiamo nella colorazione nera. E la qualità comunque costruttiva è davvero molto buona, anzi, per la tipologia di fascia a cui si rivolge questo Poco, secondo me è fra i migliori. Nella parte alta troviamo il jack per le cuffie da 3.5, l'altoparlante, il microfono e troviamo anche gli infrarossi. Nella parte bassa l'ingresso per la micro SIM e la micro SD, Type-C e altoparlante e microfono. Lato di destra troviamo il sensore di impronta digitale che fa anche da blocca sblocca schermo e i tasti del volume. Il lato sinistro è completamente pulito. Frontalmente troviamo un ampio display AMOLED da 6,7 pollici, davvero molto grande e bello. Le cornici sono ridotte al minimo e la risoluzione di questo display è di 1080x2400 pixel. La densità è di 394 dpi. Il refresh rate, beh, è da 120 Hz. Per quanto riguarda invece le caratteristiche hardware, troviamo un processore octa-core con 8 GB di memoria RAM e la nostra versione ha 256 GB di memoria interna. Come dice il nome stesso, abbiamo la copertura 5G. Invece, per quanto riguarda le fotocamere, come vi dicevo prima, la principale è da 108 megapixel, mentre poi ne abbiamo una da 8 megapixel che è la grandangolare e una da 2 megapixel invece per le macro. Il tutto aiutato dall'intelligenza artificiale. La camera frontale per i selfie è da ben 16 megapixel. La batteria è da 5000 mAh e questo ci promette una notevole autonomia che poi ovviamente andremo a testare. Ma come avrete notato nell'unboxing, il caricatore dato in dotazione ha una potenza di 67 watt di ricarica e questo ci permetterà quindi una ricarica super fast. Il dispositivo sembra molto fluido, veloce, lo abbiamo appena acceso, quindi sarà poi la nostra vera recensione a dar il verdetto finale. Ma così a un primo acchito mi è piaciuto davvero tanto, soprattutto considerando il prezzo a cui verrà proposto. Non mi resta che andare a provarlo e testarlo intensamente per poi portarvi la mia recensione completa in cui vi dirò effettivamente come ha lavorato e come funziona questo Poco X4 Pro. Direi che per il momento è davvero tutto, lasciate un commento, iscrivetevi.